Pomeriggio a tutti. Oggi, come sapete, leggiamo il canto 13 del Paradiso, l'ultimo dedicato a questo cielo del sole dove Dante vede gli spiriti saggi. Scusate, faccio prima questa questione dello Zoom. Ecco fatto Alice, sei co-host, grazie. Allora, ricordate probabilmente che il canto precedente, il dodicesimo, si era chiuso con la ripresa del canto e della danza da parte delle due corone di spiriti saggi attorno a Dante e Beatrice dopo la fine del discorso di Bonaventura. Quindi vediamo come attacca questo canto solennemente Dante. Lo leggiamo come al solito tutto di seguito e poi spieghiamo. Immagini, chi bene intender cupe quel che or vidi, e ritegna l'image, mentre ch'io dico come ferma rupe, 15 stelle che in diverse plagge lo cielo avvivan di tanto sereno che soperchia dell'aere ogni compagge. Immagini quel carro a cui il seno basta del nostro cielo e notte e giorno, se che al volger del tempo non vien meno. Immagini la bocca di quel corno che si comincia in punta dello stelo a cui la prima rota va d'intorno, aver fatto di sé due segni in cielo, qual fece la figliuola di Minoi allora che sentì di morte il gelo. E l'un nell'altro aver i raggi suoi e amendue girarsi per maniera che l'uno andasse al primo e l'altro al poi. E avrà quasi l'ombra della vera costellazione della doppia danza che circulava il punto dove io era. Poiché intanto di là da nostra usanza, quanto di là dal mover della chiana, si muove il ciel che tutti gli altri avanzano. Lì si cantò non Bacco, non Peana, ma tre persone in divina natura e in una persona essa e l'umana. Compì il cantare il volger sua misura e attersersi a noi quei santi lumi, felicitando sé di cura in cura. Ruppe il silenzio nei concordi lumi, poscia la luce in che mirabil vita del poverel di Dio narrata fummi e disse: Quando l'una paglia è trita, quando la sua semenza è già riposta, a batter l'altra dolce amor mi invita. Tu credi che nel petton della costa si trasse per formar la bella guancia, il cui palato a tutto il mondo posta, e in quel che forato dalla lancia e prima e poscia tanto soddisfece che d'ogni colpa vince la bilancia, quantunque alla natura umana lece aver di lume, tutto fosse infuso da quel valor che l'uno e l'altro fece. E però miri a ciò ch'io dissi suso, quando narrai che non ebbe il secondo, lo ben che nella quinta luce è chiuso. Ora apri gli occhi a quel ch'io ti rispondo, e vedrai il tuo credere, il mio dire, nel vero farsi come centro in tondo. Ciò che non muore, ciò che può morire, non è se non splendor di quell'idea che partorisce amando il nostro sire, che quella viva luce che si mea dal suo lucente, che non si disuna da lui né dall'amor che a lor si intrea, per sua bontate il suo raggiare aduna, quasi specchiato, in nove sussistenze, eternalmente rimanendosi una. Quindi discende all'ultime potenze, giù d'atto in atto, tanto divenendo che più non fa che brevi contingenze. E queste contingenze, essere intendo le cose generate, che produce con seme senza seme il ciel movendo. La cera di costoro e chi la duce non sta d'un modo, è però sotto il segno ideale poi più e men traluce. Ond'egli avvien che un medesimo legno, secondo specie, meglio e peggio frutta, e voi nascete con diverso ingegno. Se fosse appunto la cera dedutta e fosse il cielo in sua virtù suprema, la luce del suggel parrebbe tutta, ma la natura la dà sempre scema,
similmente operando all'artista che all'abito dell'arte a manche trema. Però se il caldo amor, la chiara vista della prima virtù dispone e segna tutta la perfezione cui vi s'acquista, così fu fatta già la terra degna di tutta l'animal perfezione, così fu fatta la vergine pregna. Sicch'io commendo tua opinione che l'umana natura mai non fue, né fia qual fu in quelle due persone. Or si non procedesse avanti più, e dunque come costui fu senza pare, comincerebber le parole tue. Ma perché paia ben ciò che non pare, pensa chi era e la cagion che il mosse quando fu detto chiedi a dimandare. Non ho parlato sì che tu non posse ben vedere che il fu re, che chiese senno a ciò che re sufficiente fosse. Non per sapere il numero in che enno li motor di quassù, o se necesse con contingente mai necesse fenno, non si est dare primo un moto messe, o se del mezzo cerchio farsi puote triangol si chiun retto non avesse. Onde, se ciò che dissi e questo note, regal prudenza e quel vedere impari, in che lo stral di mia intenzione percuote. E se al surse drizzi gli occhi chiari, vedrai avere solamente rispetto ai regi, che son molti, e ai buon son rari. Con questa distinzione prendi il mio detto, e così puote star con quel che credi del primo padre e del nostro diletto. E questo ti sia sempre piombo ai piedi, per farti muover lento come uom lasso, e al sì e al no che tu non vedi, che quelli è tra gli stolti bene abbasso, che senza distinzione afferma e nega, né l'un così come nell'altro passo, perché l'incontra che più volte piega l'opinion corrente in falsa parte, e poi l'affetto, l'intelletto lega. Vi è più che indarno da riva si parte, perché non torna tal quale si muove chi pesca per lo vero e non all'arte. E di ciò sono al mondo aperte prove Parmenide, Melisso e Brisso e molti, li quali andaro e non sapean dove. Sì fe Savellio e Arrio e quegli stolti che furono come spade alle scritture in render torti li dritti volti. Non si è le gente ancor troppo sicure a giudicar, siccome quei che stima le biadi in campo pria che sien mature. Ch'io ho veduto tutto il verno prima lo prun mostrarsi rigido e feroce, poscia portar la rosa in sulla cima. E legno vidi già dritto e veloce correr lo mar per tutto suo cammino, perire al fine all'entrar della foce. Non creda donna Berta ser Martino, per vedere un furare, altro offerere, vederli dentro al consiglio divino, che quel può sorgere e quel può cadere. Allora, come dicevamo, è finito il discorso di Bonaventura alla fine del canto scorso, che vi ricorderete, ha fatto il panegirico di San Domenico. Le 24 luci in cui Dante percepisce gli spiriti saggi che sono attorno a lui e Beatrice in due cerchi concentrici, avevano ripreso a danzare e a cantare. E ora Dante, come scrittore, invita noi lettori affinché possiamo immaginare almeno lontanamente, in ombra, qual era l'immagine che c'era nel cielo del sole, in quel momento in cui lui e Beatrice erano circondati da due corone concentriche in cui una danzava in una direzione e l'altra nell'altra, destina ben 24 versi, non a caso la stessa quantità delle luci che lui, di cui lui è circondato, per darvi un'idea e cercare di rendere immaginabili, cioè attraverso un'immagine visiva mentale, avvicinare la sua realtà alla nostra possibilità di comprensione. Quindi,
Cominciamo a fare questo sforzo per immaginare, almeno lontanamente, come erano disposte le luci attorno a Dante e Beatrice. Questo sforzo sembra, quando uno finisce di leggere il canto, propedeutico all'intero episodio nel quale è fortemente enfatizzata l'umiltà come necessità della sapienza. Allora, immagini. Chi ben intender cupe quel chior vidi, cioè chi desidera capire bene quello che io vidi ora, e ritegna l'image mentre ch'io dico come ferma rupe, e mantenga nella sua mente l'immagine di quello che ora vi propongo, mentre io continuerò a parlare come una roccia ferma. Immagini, adesso viene il complemento oggetto al verso 4, 15 stelle che in diverse plage, cioè in diverse zone, lo cielo avvivano di tanto sereno, cioè illuminano di tanto sereno il cielo che soperchia dell'aereo ogni compagine, cioè che supera ogni umidità dell'aria. Al fragano che Dante segue spesso per l'immagine stellare, parla di diverse famiglie di stelle a seconda del grado di luminosità e parla delle 15 più grandi, più luminose, che sono nelle diverse zone del cielo, che sono chiaramente queste 15 che Dante ci sta invitando a immaginare, così diciamo luccicanti, che permettono di vedere il cielo senza alcuna impurezza. Abbiamo 15 stelle nella mente che Dante ci invita a immaginare. E adesso ne aggiunge altre al verso 7. Immagini quel carro al cui il seno basta del nostro cielo è notte e giorno, sicché al volgere del tempo non vien meno. Immagini anche l'orsa maggiore, qui nominata con la solita figura del carro che nel cielo boreale illumina sempre, che sono sette stelle, anch'esse molto luminose, le più importanti, diciamo, dell'emisfero nord. E aggiunge al verso 10: immagini la bocca di quel corno che si comincia in punta dello stelo a cui la prima rota va d'intorno. Allora, adesso aggiunge altre due stelle e il corno, che sono quelle due più luminose estreme dell'orsa minore, che si chiama la bocca dell'orsa minore, che finisce nella stella polare attorno alla quale, come dice al verso 12, il primo mobile ruota come asse. Quindi alle 15 stelle che ci ha invitato Dante a immaginare prima, se ne sono aggiunte le sette dell'orsa maggiore e ora le due estreme dell'orsa minore, e lì si, diciamo, l'addizione arriva a 24, che è appunto il numero di queste anime che formano 12 in 12 le due corone. Allora Dante dice: una volta che avete immaginato tutte quelle stelle che sono le più luminose del cielo cui il lettore, diciamo, dell'emisfero nord era abituato, immagini, verso 13, aver fatto di sé due segni in cielo, cioè aver fatto due disegni in cielo, queste 24 stelle, qual fece la figliola di Minoi, cioè uguale a quelle che fece la figlia di Minosse, cioè Arianna, allorché sentì di morte il gelo, quando morì. Qui Dante sta mescolando diverse versioni ovidiane del mito di Arianna, una delle quali, seguendo una che in realtà non è quella delle Metamorfosi, ma quella dell'Arsamandi, secondo cui quando morì Arianna diventò costellazione con la forma della sua corona per vivere eternamente in cielo insieme a Bacco. Allora, avete immaginato, lettori, 24 stelle molto luminose che sono disposte a forma di corona? Adesso dovete aggiungere questo, verso 16.
e l'un nell'altro averli raggi suoi, cioè avere i loro raggi l'uno nell'altro, queste stelle, e amendue girarsi per maniera che l'uno andasse al primo e l'altro al poi, e girare in direzioni opposte in modo che ogni raggio va verso la posizione nella quale il raggio della corona diversa era prima, e quindi girare in modo che una va verso destra e l'altra verso sinistra. E la persona che avrà immaginato questo, al verso 19, avrà quasi l'ombra della vera costellazione e della doppia danza che circolava il punto dove io era. Cioè, chi vuole immaginare faccia tutto questo sforzo, ma anche avendolo fatto, avrà raggiunto quasi l'ombra della verità che Dante sta vivendo in paradiso, e quindi la luminosità estrema di questa doppia costellazione e della danza doppia che faceva giri attorno al punto dove si trovava Dante insieme a Beatrice. Perché ci staremmo domandando solo un'ombra? Adesso la solita comparazione tra la realtà ineffabile del paradiso e quello che noi con la nostra limitatezza umana possiamo immaginare, al verso 22. Poiché è tanto di là da nostra usanza, cioè la situazione in cui io ero in cielo, è tanto distante da quello cui noi siamo abituati, anche unendo tutte queste stelle, quanto di là dal mover della chiana si muove il ciel che tutti gli altri avanza. Quanto dista il movimento della chiana, che era un affluente del Tevere che si impaludava e quindi scorreva molto lentamente, e il cielo, il primo mobile che supera tutti in velocità. Quindi, in sintesi, Dante ci ha detto: se qualcuno di voi vuole immaginare com'era il paesaggio che mi circondava, deve fare questo sforzo di unire le 15 stelle più lucenti del cielo del nord, più le 7 del carro, e cioè dell'orsa maggiore, più le due estreme dell'orsa minore, e immaginare che fanno una corona come quella che formò Arianna Morente, e girare una in una direzione e l'altra nell'altra. Ma anche facendo tutto quello sforzo, non avrete un'immagine precisa di quello che io stavo vivendo, perché la luminosità, la bellezza, l'armonia di quella realtà supera così tanto quello che noi possiamo immaginare, che è legato all'esperienza, perciò Dante ci parla di stelle che noi possiamo aver visto, quanto dista il movimento del primo mobile, che è velocissimo, dal lentissimo ritmo con cui scorre un fiume impaludato. Va bene? Con queste stelle in testa, ma soprattutto con la consapevolezza che è solo un'ombra imperfettissima di quello che sta accadendo in paradiso, adesso riprende la narrazione Dante al verso 25. Lì si cantò non Bacco, non Peana, ma tre persone in divina natura, in una persona esse l'umana. Cioè, il canto di queste anime danzanti non erano canti che celebravano gli dei pagani, Bacco o Apollo, nominato attraverso il nome greco, Peana, ma la Trinità, tre persone nella divina natura di Dio, appunto, e la doppia natura di Cristo, in una persona essa, cioè la divina natura, e l'umana. E cioè, quello che cantano queste anime è importante ricordarlo per dare un senso a tutta la spiegazione che poi leggeremo in questa lezione.
Sono i due grandi misteri del dogma, cioè quello che noi non possiamo conoscere qui in terra, ma che i salvati vedono immediatamente, senza alcuno sforzo, in Dio. Allora, queste anime hanno ripreso a girare, a cantare e adesso al verso 28 compie il cantare, il volgere sua misura, cioè finirono di cantare e di girare e attersersi a noi quei santi lumi, felicitando sé di cura in cura. E fecero attenzione a noi, cioè a Dante e Beatrice, quelle luci santi, essendo più felici, felicitando sé, di passare da una cura all'altra, da una mansione che era quella di celebrare la Trinità nella danza e il canto a quella di soddisfare i desideri di Dante. Ricordate che nel canto decimo, quando San Tommaso aveva presentato le anime della prima corona degli spiriti saggi, a Dante erano sorti due dubbi. Uno riguardava diciamo, la constatazione relativa all'ordine domenicano, secondo cui ubi si impingua se non si vaneggia, per chiarire il quale Tommaso aveva fatto tutto il panegirico di Francesco e poi San Bonaventura quello di San Domenico, per cui a partire dalla constatazione della santità dei fondatori dei due grandi ordini di Francesco e di Domenico, che chiarisce perché ubi si impingua, cioè che alimentano bene le loro greggi, e della constatazione della decadenza di questi due ordini si capiva appunto questa frase che aveva destato in Dante perplessità. Ma c'era un altro dubbio che riguardava quello che Tommaso aveva detto su Salomone. Aveva detto che a veder tanto non sorse il secondo, cioè che non era nato un altro uomo che lo pareggiasse in saggezza. E quindi adesso San Tommaso appunto affronterà questo secondo dubbio di Dante. Ma ora lo ricorderà, vero? Al verso 31, ruppe il silenzio nei concordi lumi, poscia la luce in che mirabil vita del poverel di Dio narrata fummi, cioè ruppe il silenzio di queste anime che erano tutte concordemente in attesa di aiutare Dante, la luce in cui c'è, in cui si era detta la vita ammirevole di Francesco, no? Del poverel di Dio. E quindi Tommaso ruppe il silenzio e disse, e qui Tommaso comincia un discorso che è pieno di figure retoriche molto belle e molto interessanti. Vedete la prima, come il Dante scrittore riesce ad accostare in un modo così audace qualcosa di astratto come un dubbio con qualcosa di concreto come un seme. Dice Tommaso al verso 34. Quando l'una paglia è trita, cioè una volta che una paglia è già tritata, quando la sua semenza è già riposta, cioè quando il seme che esce dalla paglia è già stato riposto nel granaio, a battar l'altra, dolce amor mi invita. Il dolce amore di carità mi invita a tritare l'altra paglia, che sarebbe il secondo dubbio di Dante, no? È una metafora questa che, oltre a essere molto bella e molto audace, come dicevamo, enfatizza il carattere fertile della conoscenza, perché chiaramente il seme riposto nel granaio, dal quale, diciamo, verrà fuori il pane, in qualche modo connota di utilità pratica la conoscenza. E questa è una cosa, un'idea molto importante. Avevamo notato già quando abbiamo letto il canto undicesimo, come tutti gli spiriti saggi erano caratterizzati come quelli che avevano aiutato, fortificato, permesso di vedere, quindi erano, scusate, qualcuno
Qualcuno mi scrive? Grazie, poi lo leggo. Come tutti i verbi che in quel canto undicesimo si attribuisce agli spiriti saggi, erano verbi che riguardavano appunto la generosità, l'utilità della loro conoscenza. E anche in questo canto vedremo, si tematizza appunto il carattere, diciamo, servizievole della saggezza nella concezione appunto di Dante che la mette in bocca di Tommaso. Allora, adesso quello che farà Dante, che farà Tommaso, diciamo, è prima porre quello che Dante pensava e che è appunto causa della sua perplessità. E quindi prima dirà: tu credi che Adamo e Cristo sono stati gli uomini di maggior saggezza? Quindi, com'è possibile che tu abbia detto che Salomone non fu mai pareggiato? Prima pone Tommaso questo dubbio di Dante come lui lo legge in Dio. Poi destina molti versi a spiegare che Dante ha ragione, a dire che effettivamente Dante ha ragione, ma che la verità che Dante conosce, che riguarda appunto la eccellente, inigualabile saggezza di Adamo e di Cristo, è compatibile con quello che lui disse di Salomone. E poi passa a dare un corollario pratico, diciamo, morale, da questo dubbio di Dante. Quindi leggiamo, scusate che comincia a far freddo, vorrei accendere qua il riscaldamento. Allora, verso 37, cioè Tommaso ha appena detto, visto che ho già chiarito un dubbio, lo dice con la metafora appunto della paglia e il seme, adesso mi accingo a triturarne l'altro. Tu credi che nel petto della costa si trasse per formar la bella guancia, il cui palato a tutto il mondo costa? E in quel che forato dalla lancia e prima e poscia tanto soddisfece che d'ogni colpa vince la bilancia, quantunque alla natura umana lece aver di lume, tutto fosse infuso da quel valor che l'uno e l'altro fece. E però miri a ciò ch'io dissi suso, quando narrai che non ebbe il secondo lo ben che nella quinta luce è chiuso. Qui, diciamo, Tommaso sta ponendo in parole didatticamente la perplessità di Dante. Parafrasiamo: tu credi che in Adamo, nominato metonimicamente attraverso il petto dal quale si trasse la costola per formare Eva, nominata anche metonimicamente attraverso la bella guancia, il cui palato, cioè la volontà di mangiare, costa a tutto il mondo, in riferimento al peccato originale, quindi al frutto che Eva colse. Cioè, Dante sta dicendo: tu credi che in Adamo, ha detto finora, e adesso al verso 40, e in quel che forato dalla lancia, cioè in Cristo, che fu ferito dalla lancia, soddisfacendo ogni colpa che era stata fatta prima e che sarebbe stata dopo, in modo da sbilanciare la bilancia di ogni colpa, vedete come Cristo, attraverso questa perifrasi, viene posto in relazione diretta con il peccato originale, no? Che non a caso, è stato menzionato attraverso questa allusione al petto di Adamo, dal quale nacque diciamo, attraverso la costola si formò Eva, e poi il forare della lancia che è anche nel petto di Cristo, rendendo appunto del tutto congrue il peccato con la sua remissione da parte di Cristo.
Allora, tu credi che Adamo e che Cristo, verso 43, ora viene il predicato di questi due soggetti, quantunque alla natura umana lecce aver di lume tutto fosse infuso, cioè tutto quello che è lecito avere di lume, cioè di intelligenza alla natura umana, tutto fosse infuso da Dio, cioè da quel valore che creò l'uno e l'altro, Adamo e Cristo. E perciò ti ammiri, ti sorprende quello che io ho detto prima, quando narrai che non nacque un secondo rispetto al bene che è chiuso nella quinta luce, cioè in Salomone. Spero che si capisca, lo so che è difficile, ma perciò avevo anticipato il ragionamento. Sta dicendo, tu credi che Adamo e Cristo fossero i più intelligenti degli uomini, ma detto secondo la concezione dell'intelligenza cristiana, e cioè che avessero ricevuto infusa da Dio tutta l'intelligenza che è possibile che abbia la natura umana. E quindi ti sorprendi quando ho detto che Salomone fu impareggiabile. E ora Tommaso dirà: ora apri gli occhi a quel che io ti rispondo, cioè fa attenzione a quello che ti rispondo, e vedrai il tuo credere, il mio dire, cioè la tua opinione, che è quella che ha appena posto in parole, e il mio dire per quel che riguarda la saggezza impareggiabile di Salomone, nel vero farsi come centro in tondo, cioè vedrai che diventano un solo punto nella verità, cioè che sono entrambi veri e che possono coincidere come un centro in un cerchio. E quindi è come quando uno sta spiegando una cosa e uno studente domanda: ma non era che? E uno dice: sì, tu hai ragione, ma è vero anche quello che ti ho appena detto. Ti spiegherò come mai sono vere entrambe le cose, che è quello che farà ora Tommaso. E si prenderà un suo bel tempo per spiegarlo, perché il suo ragionamento, da un punto di vista globale, diciamo, sarà, come vi dicevo prima, dare più argomenti filosofici che appoggiano quello che Dante crede, e cioè perché giustificare teologicamente, attraverso una distinzione che noi ormai conosciamo, perché abbiamo letto qualche settimana fa, tra quello che è creato direttamente, come sono stati appunto Adamo e Cristo, e quello che è generato indirettamente attraverso la natura, come il resto degli esseri umani, Salomone compreso, quello che farà è argomentare in favore di quello che Dante pensava e poi spiegherà perché quello che Dante pensava è compatibile con la verità circa la irraggiungibile saggezza di Salomone. Allora inizia questa spiegazione al verso 52. Ciò che non muore e ciò che può morire non è se non splendor di quell'idea che partorisce amando il nostro sire. Questa terzina è stupenda ed è difficile. E riguarda di nuovo la Trinità. Dico di nuovo perché non dobbiamo dimenticare che queste anime, prima di mettersi al servizio di Dante, stavano appunto cantando la Trinità. Allora dice: quello che non muore, cioè quello che è immortale, quello che in filosofia sono le sussistenze, per esempio gli angeli, e ciò che può morire, cioè quello contingente, quello che è destinato a perire, non è nessuna delle cose create, non sono se non uno splendore di quell'idea che il nostro sire partorisce amando. E perché dico che qui c'è la Trinità? Perché quello, il nostro sire è chiaramente il padre,
E l'idea che partorisce è il figlio, detto attraverso una traduzione di logos, vero? Verbo. E quindi il figlio qua si presenta come una creatura prototipa di ogni creazione, perché quello che sta dicendo Tommaso, che è qualcosa che il Tommaso biografico scrisse anche, e cioè che la creazione divina non è solo del Padre, bensì della Trinità. Quello che sta dicendo è che tutto quello che esiste al mondo sia quello creato direttamente da Dio, come gli angeli, sia quello generato dalla natura, quindi creato indirettamente attraverso le influenze dei cieli, non sono che un riflesso del Figlio, che è il primo parto di Dio che lo crea amando, cioè con lo Spirito, con l'amore che è lo Spirito Santo. Che vuol dire questo? Che il Figlio emana dal Padre, stabilendo il primo rapporto filiale dell'universo, e che ogni altro rapporto che tutto il creato o il generato ha con Dio non è che un riflesso di quel primo rapporto padre e figlio che c'è dentro la Trinità. E quindi è molto importante questo gerundio amando, perché se tutti noi, perché qui quello che conta è l'essere umano in questa spiegazione, vero? Perché si sta parlando della saggezza di Salomone, di Adamo, di Cristo, che è anche una natura umana. Quindi Tommaso sta scomodando l'intera creazione, l'universo, però quello che cui mira il suo discorso è l'essere umano. E in qualche modo, a partire da quest'idea secondo cui ogni creatura, mortale o immortale, non è che il riflesso del figlio che è stato creato amando con lo Spirito Santo, agendo come amore che mantiene sempre questo rapporto, in qualche modo si sta suggerendo che ognuno di noi è figlio della Trinità, e che Dio mantiene con ogni essere umano il rapporto dello spirito che è amore costante. E al verso 55, che quella viva luce che simea dal suo lucente, che non si disuna da lui né dall'amor che allor si intrea, per sua bontà il suo raggiare aduna quasi specchiato in nove sussistenze, eternalmente rimanendosi una. Giacché quella viva luce che è Dio, chiaramente il Padre di nuovo, che simea dal suo lucente, no, scusate, quella viva luce è il Figlio, il suo lucente è la fonte che è il Padre. Quindi giacché quella viva luce, il Figlio, che così deriva dalla sua fonte, dal suo lucente, cioè il Padre, che non si differenzia da lui né dallo spirito, cioè l'amore che si intrea a loro, cioè che si unisce a loro facendo un tre costante. Questo verbo intrea del verso 57 è un neologismo dantesco. Sapete che nel Paradiso siamo ormai abituati, Dante conia delle parole, soprattutto in quei contesti in cui le parole umane non bastano a dire una realtà trascendente. In questo caso, l'unione intima delle tre persone della Trinità in Dio. E allora, già che il figlio che deriva dal padre, in modo che non si separa da lui né dallo spirito che si intrea loro due, per la sua bontà raduna il suo raggio, cioè la sua forza creatrice, quasi specchiato in nove sussistenze, che sono i cori angelici, e
rimanendo una eternamente. Questa è parte del mistero della creazione. Perché dice per sua bontà? Perché Dio era autosufficiente, non aveva bisogno della creazione, ma per un eccesso di generosità crea i motori angelici attraverso i quali, come ora vedremo, ma si è già parlato di questo, si va diramando la bontà divina per arrivare distribuita al mondo sublunare che noi abitiamo. Dico che il grande mistero, uno dei misteri di questo, è che Dio, specchiandosi nella creazione degli angeli, non si disunisce né diminuisce di bontà. La sua bontà, diciamo, si estende rimanendo comunque una in Dio. Vedete che sono tutti misteri chiaramente incomprensibili. Pensate che se Dante ha dovuto spendere 24 versi per farci immaginare com'erano queste due corone che danzavano intorno a lui, il mistero della Trinità e della creazione, saremmo veramente folli se ci illudessimo di capirlo pienamente. Allora, il verso 61. Quindi discende all'ultime potenze giù d'atto in atto, tanto divenendo che più non fa che brevi contingenze. Allora, da lì, appunto dai cieli, discende alle ultime potenze, cioè fino agli elementi inferiori, che sono materia senza forma, giù d'atto in atto, da cielo in cielo, divenendo tanto che più non fa, cioè che non crea che contingenze brevi, cioè destinate a perire. Cioè da Dio che è puro atto va discendendo la sua bontà, come ormai sappiamo che è potenza e diventa atto nel cielo inferiore, che a sua volta lo prende come potenza e lo passa al cielo inferiore a sua volta, come abbiamo già letto, finché arriva al mondo producendo le cose che muoiono, che ormai hanno mitigato la luce di Dio, così diciamo articolatamente, che sono solo contingenze, non più sussistenze come sono invece gli angeli. E al verso 64, e queste contingenze, essere intendo le cose generate, che produce con seme, senza seme, il ciel movendo. Queste contingenze, mi riferisco, dice Tommaso, alle cose generate, non create, cioè generate naturalmente, che il cielo con i suoi movimenti produce con seme, cioè animali e vegetali, o senza seme, minerali. Quindi il mondo della materia. Insomma, che noi vediamo nei tre regni naturali dove abitiamo. Vedete che Dante, come al solito, in questa categoria dell'essere include gli umani come gli animali che, come ci è stato spiegato più volte, a differenza di altri animali, gli esseri umani hanno l'anima razionale che è creata direttamente da Dio, come spiega Stazio nel canto 25 del Purgatorio, per cui se il corpo generato naturalmente è destinato a morire, l'anima è destinata a durare eternamente in paradiso, vero? Allora, al verso 67, cioè tutta questa spiegazione chiaramente mira a confermare che effettivamente chi è creato direttamente come Adamo e Cristo hanno perfettamente la natura umana sviluppata nella sua massima possibilità. Al verso 67, la cera di costoro e chi la duce non sta ad un modo, cioè la cera sarebbe la materia, degli animali e dei vegetali, e chi la duce, cioè chi la imprime, non sta ad un modo, non coincide, cioè non necessariamente la volontà divina in questi esseri per generare i quali hanno dovuto agire dei mezzi, non coincide.
perché appunto la cera, no, come immagine solita, no, quando c'è l'artigiano che la lavora, non sempre l'intenzione riceve da parte della cera la disposizione perfetta a cogliere la sua intenzione. E però sotto il segno ideale poi piume entra luce e perciò sotto il sigillo ideale di Dio traluce poi più e meno, cioè è più o meno atto a ricevere la bontà dell'idea divina. Ond'egli avvien che un medesimo legno, secondo specie, meglio e peggio frutta, e voi nascete con diverso ingegno. Per cui succede che una stessa specie di albero, cioè lo stesso legno secondo la specie, dà più o meno frutta. Ci sono individui dello stesso albero che, a seconda di quanto la loro materia è disposta a cogliere la virtù di fare frutta, possono dare più o meno frutti. E adesso quello che più importa, chiaramente. E voi umani, dice Tommaso a Dante, nascete con diverso ingegno, cioè nascete con un'intelligenza parzialmente influenzata dai cieli. Questa parola ingegno, lo ricorderete fin dall'inferno, è un termine chiave che attraversa tutta la commedia. Vi ricordate che Dante, fin dal secondo canto dell'inferno, aveva chiesto aiuto alle muse, ma anche all'alto ingegno per scrivere quest'opera nella quale apparirà la sua nobiltà. Quindi il Dante che è tornato dal viaggio, che ha già sentito tra l'altro questo discorso di Tommaso, è consapevole di essere dotato da un alto ingegno, ma è anche consapevole che questo non ha alcun merito personale, ma che fa parte di un piano divino che distribuendo attraverso le stelle, le costellazioni, le diverse attitudini e i talenti, distribuisce il bene nel mondo. E non a caso lo stesso Dante scrittore, quando si accinge a raccontare il suo incontro con Ulisse, grande paradigma dell'uso abusivo dell'ingegno, dice di frenare il suo ingegno perché non corra senza la guida della virtù, e Dante gli dice, riprendendo questo che ha imparato qua, sicché se stella bono, miglior cosa, m'ha dato il ben, ch'io stessi non mi invidi. Cioè, cosicché se questo bene dell'ingegno me l'ha dato una buona stella, o ancora una cosa maggiore, e cioè la grazia divina direttamente, che io non ne faccia un uso che mi allontani dalla verità, che è appunto Dio. Quindi so che mi sto, diciamo, soffermando molto in un solo verso, ma ritengo questo verso di particolare importanza proprio quando si sta chiudendo l'episodio degli spiriti saggi, perché tutti gli spiriti che Dante vede in questo cielo sono stati dotati dai cieli, dal movimento dei cieli, di una intelligenza superiore. Ma se ora hanno ricevuto, sono ora, diciamo, stanno godendo il premio che hanno meritato, non è per la loro intelligenza, bensì per l'uso virtuoso che ne fecero. E quindi è un canto che sottolinea particolarmente l'umiltà del riconoscere che l'ingegno proviene dall'alto, che non è un proprio merito, e che è una vocazione, una chiamata a fare il bene, cioè a usarlo per il bene. Allora, Tommaso ha detto che negli esseri sublunari ci sono individui più o meno dotati, ma soprattutto imperfetti, e che quindi chiaramente la loro intelligenza non potrebbe mai paragonare, come dirà dopo, quello di un umano creato direttamente. A questo arriveremo tra un po'. Quindi al verso 73,
Se fosse appunto la cera veduta e fosse il cielo in sua virtù suprema, la luce del suggel parrebbe tutta. Cioè, se la cera che si lavora fosse totalmente disposta, il cielo fosse nella sua virtù più alta, la luce del segno apparirebbe totalmente. Ma non succede questo. Verso 76. Ma la natura la dà sempre scema, similmente operando all'artista che all'abito dell'arte ha manche trema. Ma la natura dà sempre scema, cioè imperfetta, manchevole, la cera, no, scusate, la virtù sulla cera, operando nello stesso modo in cui opera un artista che ha la mano tremante, tibutante, e che quindi non riesce a usare gli strumenti in un modo perfettamente preciso. Però se il caldo amor, la chiara vista della prima virtù dispone e segna tutta la perfezione qui vi s'acquista, allora perciò se Dio all'uso attraverso questo caldo amore, la chiara vista della prima virtù dispone e segna, cioè crea direttamente il figlio con chiara vista, lì si acquista tutta la perfezione. Questa è la creazione diretta. Così fu fatta già la terra degna di tutta l'animal perfezione, cioè Adamo. Così fu fatta la terra dalla quale nacque Adamo, che è provvista, già che creata direttamente da Dio, di tutta la perfezione animale possibile. Qui è interessante perché il fatto di star ricordando Adamo attraverso la terra ricorda indirettamente il dogma della resurrezione dei corpi, perché si sta ricordando Adamo nel suo corpo, e quindi il corpo perfetto, non generato naturalmente come tutti i figli d'Adamo, bensì creato direttamente da Dio, e quindi, diciamo, si deduce, diciamo sillogisticamente, che questo corpo di Adamo è quello che si recupererà dopo il giudizio finale. Ma Dante non si sofferma su questo, passa direttamente a Gesù, al verso 84. Così fu fatta la Vergine pregna, cioè così fu messo Cristo nel ventre della Vergine. Sicch'io commendo tua opinione, così che io condivido con te l'opinione che l'umana natura mai non fu e né fia qual fu in quelle due persone, e cioè che la natura umana non fu né sarà mai della stessa altezza che hanno avuto quelle due persone straordinariamente create direttamente da Dio. Ora, dice Tommaso al verso 88, or se io non procedessi avanti più, cioè se io non andassi ancora avanti con il mio ragionamento, dunque come costui fu senza pare, comincerebbero le parole tue, cioè tu domanderesti, e allora se io avevo ragione, se Adamo e Cristo sono i più intelligenti degli uomini di tutta la storia, come mai Salomone fu senza pare? E solo ora, al verso 91, comincerà la spiegazione che mira a mostrare come mai è vero quello che Dante pensava ed è anche vero quello che Tommaso disse di Salomone, cioè che non sorse il secondo. Vedo che c'è una domanda a cui non so se saprò rispondere. René domanda: dove mettiamo Eva? Non è stata creata da Dio come Adamo e Cristo, ma neanche nata dalla natura. Allora, non sono un'esperta di queste cose, cioè del libro della Genesi, e Dante non ne parla, insomma, non si sofferma su questo problema, ma intuitivamente direi che anche Eva è stata creata da Dio dalla costola di Adamo, perché almeno Dante ne parla sempre come un'unità di Eva e Adamo, come i primi a generare poi, no? Come i primi genitori.
Questa stessa definizione in qualche modo implica che lei non è stata generata, ma che è stata creata al pari di Adamo. Però ripeto, non è un problema che abbia mai studiato, quindi sto improvvisando. Stavo cercando di ricordare gli epiteti attraverso i quali Dante allude a Eva ed effettivamente la mette sempre sullo stesso piano di Adamo. E quindi penso che ciò che si afferma di lui si possa affermare anche di Eva, vero? Bene, allora, certo, qui si sta parlando di sapienza, di intelligenza. Non sembra casuale, no, che nel mondo antico si stia parlando della saggezza degli uomini, no? Ma chiaramente, se la mettiamo in termini di creazione e generazione, penso che Eva sia stata creata pure lei. Allora, vi ricordate che l'ultima cosa che ha detto Tommaso è: tu hai ragione, Cristo e Adamo effettivamente furono gli uomini di la saggezza più alta, dove si è compiuta, realizzata tutta la potenza dell'umana saggezza, visto che sono stati creati direttamente. E tu ti starai domandando: e allora, Salomone, perché hai detto che non nacque un altro uomo capace di uguagliarlo? E allora il verso 91 risponde a questa domanda di Dante che Tommaso non ha avuto bisogno di sentirsi dire: ma perché paia ben ciò che non pare, pensa chi era e la cagion che il mosse quando fu detto chiedi a dimandare. Cioè, ma finché appaia in un modo evidente quello che non ti appare evidentemente, pensa chi era Salomone e la causa che lo mosse a domandare quando gli fu offerto, chiedi. Qui c'è un riferimento a un passo biblico in cui appunto a Salomone si presenta in sogno Dio e gli offre di dargli quello che lui vuole. E lui quello che chiede è appunto un cuore giusto per saper governare. E infatti Dio gli dice: te lo concedo, visto che stai chiedendo per fare il bene, e nessuno sarà uguale a te. Quindi quello che aveva detto appunto Tommaso era una citazione biblica. Allora, quello che sta ora, diciamo, didatticamente cercando di fare Tommaso con Dante e aiutarlo ad arrivare lui alla soluzione di questo apparente problema. Sta dicendo: pensa chi è e perché chiese quello che ha chiesto. E al verso 94: non ho parlato sì che tu non possa ben vedere che il fu re, che chiese senno a ciò che re sufficiente fosse. Cioè, ho parlato in un modo in cui avresti potuto realizzare, cioè ti saresti dovuto rendere conto. Questa formula indica anche una sorte di, diciamo, invito all'umiltà, no? Perché è un po', sta leggermente umiliando Dante, Tommaso, no? Perché gli sta dicendo: da come ho parlato, avresti potuto capire subito da solo. Ti ho dovuto spiegare un sacco di cose e ora dirà perché l'avrebbe dovuto capire. Ma gli dice: io ho parlato in un modo che tu avresti potuto vedere che lui fu un re, che chiese senno, cioè chiese intelligenza per essere un re idoneo. Non per... Adesso è interessante questa parte perché, se questo fosse teatro, secondo me sarebbe da recitare con un po' di sorna, no? Perché qui Tommaso si mette ad annoverare questioni teologiche, logiche, fisiche, trigonometriche, in negativo, come dicendo: non per sapere il numero degli angeli, non per sapere se in un cerchio entra un angolo di queste caratteristiche, non per sapere
se da due premesse, un po' disprezzando gli altri saperi che non erano necessari alle mansioni politiche di Salomone. Quindi leggiamole e poi analizziamo un po' questo tono, no? Che è chiaramente interpretativo, non tutti sarebbero d'accordo con quello che ho detto, che c'è un po' di sorna, eh? Ma poi ne riparliamo. Allora, il verso 97 è Tommaso. Non per sapere il numero in che enno li motor di quassù, cioè non chiese senno, intelligenza, per sapere quanti erano gli angeli, i motori del cielo, o se necesse con contingente mai necesse fenno, cioè o se da una premessa necessaria insieme a una contingente potesse nascere una conclusione necessaria. Cioè, il primo era il numero degli angeli era effettivamente una domanda teologica frequente nel Medioevo, e difatti Dante stesso se ne occupa. Cioè, c'è una parte, vedremo verso la fine di quest'anno, in cui Dante prende parte di questo dibattito. Perciò credo che sia interessante questa serie di negazioni, perché in qualche modo coinvolgono saperi di cui è piena la Divina Commedia, e perciò sembrano appunto elementi che mirano a colpire Dante nella sua possibile superbia intellettuale, no? Allora, non per questioni teologiche come il numero degli angeli, né logiche come la derivazione di conclusioni da premesse. Verso 100, non si es dare primum motum esse, un problema fisico, cioè non se un primo movimento può darsi senza un movimento o motore precedente, o se del mezzo cerchio farsi puote triangolo sì che un retto non avesse, cioè o se in un semicerchio si può iscrivere un triangolo coincidente, insomma, con la base, che non abbia angoli retti, quindi un problema geometrico. E quindi sta in qualche modo amplificando questa idea della specificazione della intelligenza di Salomone solo ai fini di essere un bravo re, non per sapere tutte quelle altre cose. Onde, se ciò che odissi è questo note, regal prudenza è quel vedere impari in che lo stral di mia intenzion percuote. Quindi, dice Tommaso, se quello che io ho detto e questo che sto dicendo ora tu annoti, vedrai che la prudenza del re è quel vedere impari, quell'intelligenza ineguagliabile in cui percuoteva lo strale della mia intenzione, cioè cui io miravo, mi riferivo al fatto che non nacque un altro re della stessa prudenza di Salomone, non che non nacque in genere un altro uomo così intelligente, come infatti fu Cristo. Va bene? Ora, dico che questo, come al solito, insomma, l'abbiamo detto più volte, quando ci sono negazioni in un qualsiasi testo, non solo in questo che è il migliore del mondo, la negazione ha sempre un aspetto dialogico, perché chiaramente non esistono nel mondo le non cose. Se qualcuno, diciamo, dice non è questo ma l'altro, quel questo, la cui esistenza si sta negando, implica chiaramente che nel dialogo con il lettore, o in questo caso nel dialogo, diciamo, che sta avendo luogo tra Dante e Tommaso nel cielo del sole, c'è la voce dell'altro che affermerebbe quello che si sente di dover negare. E quindi sembrerebbe che in qualche modo Tommaso intuisca che per Dante l'intelligenza è così importante che è rimasto a pensare come mai Salomone
se Cristo che nasce dopo, ma probabilmente, diciamo, pensando anche ai filosofi pagani, ad altri che conobbero queste verità scientifiche che lui ha annoverato ora in un modo forse superiore. Perciò questa enumerazione delle cose che non aveva bisogno di sapere, Salomone, sembra di essere una sorta di critica alla volontà di Dante di conoscere tutto e un invito all'umiltà di conoscere quello con il quale si può fare il bene, che è quello che appunto chiese, Salomone. E che perciò gli fu dato, perché non chiese come avrebbe chiesto magari Ulisse: voglio diventare esperto del mondo e andare in un mondo dove poi non potrò neanche diffondere questa conoscenza, no? Il mondo senza gente. Chiaramente a Ulisse gli è negata questa possibilità che va al di là dei limiti che la deità impose alla conoscenza umana. Quello che chiese Salomone è un esempio di umiltà. Chiese di avere la saggezza sufficiente per essere un bravo re, che era la sua missione nel mondo, e non tutte le altre cose di cui voi umani amate sapere. Va bene? Allora, e adesso al verso 106. Tommaso riprende quest'idea che aveva detto molto velocemente, secondo cui Dante aveva avuto elementi sufficienti nel suo discorso del canto decimo affinché Dante capisse da solo quello che adesso ha dovuto spiegargli. E si basa sulla parola surse, perché lui aveva detto non surse il secondo, no? Allora al verso 106 dice Tommaso: e se al surse dirizzi gli occhi chiari, vedrai aver solamente rispetto ai regi, che sono molti, e i buon sono rari. Cioè, se tu adesso gli occhi ormai chiarificati dalla mia spiegazione, gli occhi della mente, chiaramente, rivolgi alla parola surse, che vuol dire ascendere, come si ascende al trono, vedrai che io mi riferivo solo ai re, che ascendono appunto al trono, che sono molti e i buoni sono rari, cioè ce ne sono pochi. Con questa distinzione prendi il mio detto, e così potestar con quel che credi del primo padre e del nostro diletto. Cioè prendi la mia frase, non surse il secondo, con questa limitatezza per quel che riguarda l'intelligenza politica. E così questo mio detto può stare, può coincidere nella verità con quello che tu credi di Adamo, il primo padre, e del nostro diletto, cioè Gesù Cristo. Qui è finita, diciamo, questa spiegazione che riguardava il dubbio, no? Questa spiga che ha tritato Tommaso. Ma ora Tommaso, affinché, diciamo, il seme di questa verità dia frutti in Dante e in noi lettori, fa una sorta di corollario morale, che è interessante perché non viene fuori dal dubbio di Dante, ma dal fatto che Dante ebbe quel dubbio. Cioè, è come se volesse avvertire Dante su quanto è difficile capire certe cose e come le idee che si hanno precedentemente deformano la verità che potrebbe essere appresa senza pregiudizi in un modo più liscio, insomma, più spontaneo. Quindi al verso 112: e questo ti sia sempre piombo ai piedi per farti muover lento come un lasso e al sì e al no che tu non vedi. Cioè, questo, la grande difficoltà che hai avuto per capire qualcosa che avresti dovuto capire solo dal verbo surse, che
che ti sia sempre un piombo ai piedi, cioè che ti faccia camminare lentamente, per farti muovere lento come un luasso, come un uomo stanco, debole, sia al sì che al no che non vedi, cioè per affermare o per negare quello che non ti è evidente. Bisogna camminare lentamente. Giacché verso 115, che quelli e tra gli stolti bene a basso, cioè già che tra gli stolti, no? La stultizia, cioè quella, insomma, gli stolti sono gli stupidi, ma che sono anche arroganti e sono convinti della stupidità che credono. Tra gli stolti e bene abbasso, la stoltizia più bassa, che senza distinzione afferma e nega nell'un così come nell'altro passo. Cioè colui che afferma e nega senza distinguere bene, sia per negare che per affermare. E ciò sta dicendo un po' stolto a Dante. No? Gli sta dicendo: ti sei affrettato a collegare una mia frase che non poteva che essere vera, no? Perché chiaramente Tommaso vede in Dio, quindi non può sbagliare. Ti sei affrettato a collegarla con una cosa che tu sapevi prima e forse avresti potuto andare più piano su questa cosa. E al verso 118, una terzina di una sottigliezza psicologica meravigliosa. Perché l'incontra che più volte piega l'opinion corrente in falsa parte e poi l'affetto, l'intelletto lega. Cioè perché capita che più volte l'opinione corrente piega da una parte falsa, quindi comincia a seguire una falsità e poi l'affetto lega l'intelletto, cioè poi la persona che è sbagliata si affeziona alla propria idea e questo impedisce che l'intelletto conosca la verità. Dico che è una osservazione psicologica molto sottile, quella dell'innamoramento delle proprie idee, che annulla la capacità di ragionare. Cioè, quando uno si è fatto una prima idea su una cosa, per amor proprio, tende a difenderla dentro di sé, più di quanto non difenda un'idea che legge, detta da chiunque altro, e questo fa sì che deformi le verità che gli appaiono evidenti in modo da farle rientrare nello schema falso che uno si è fatto e di cui si è, insomma, innamorato, no? È meraviglioso questo, è meraviglioso perché è di nuovo, diciamo, un invito all'umiltà, non soltanto dal punto di vista razionale, ma anche affettivo, no? Che costringe Dante, come salutarmente dovremmo fare tutti se vogliamo conoscere qualcosa, veramente, a sottoporre le proprie idee al rigore con il quale, diciamo, verifichiamo le affermazioni di coloro che non amiamo e che cerchiamo sempre di contraddire, però. E adesso al verso 121, Tommaso si riferirà a un'idea che appare più volte nel Purgatorio e nel Paradiso, e cioè il rischio che comporta allontanarsi dal vero, che eccede quello di non conoscere, cioè il rischio che implica abbracciare una nozione falsa. E anche qui si vale di una
di un'immagine molto concreta e potente, non a caso molto cara al cristianesimo di San Pietro. Al verso 121, vi è più che indarno, da riva si parte, perché non torna tal quale ei si muove, chi pesca per lo vero e non all'arte. Cioè, molto più che invano parte dalla costa colui che va in pesca della verità e non ha lo strumento per farlo, perché non torna con la barca vuota come si è mosso dalla riva, cioè torna con pesce putrido, cioè torna con falsità di cui poi si alimenta e gli impedisce di cogliere pesci sani, vero? Cioè non è a vuoto cercare di sapere senza l'umiltà che ci vuole. È pericoloso. E adesso al verso 124 comincia a dare esempi di questo Tommaso. E di ciò sono al mondo aperte prove, Parmenide, Melisso, Ebrisso e molti, cioè di ciò, cioè del fatto che andavano alla ricerca di una verità senza avere le armi, sono prove. Parmenide e Melisso, che sono due filosofi greci che sono stati contestati da Aristotele perché avevano silogizzato in un modo scorretto. Dante, insomma, cita questa confutazione di Aristotele nella Monarchia. Ebrisso era un filosofo e matematico del VI secolo a.C., che aveva cercato la quadratura del cerchio e che era stato anche lui contestato da Aristotele, li quali andarono e non sapevano dove, cioè cercavano di conoscere senza sapere dove andavano. E questo chiaramente riguarda in genere il paganesimo, visto che l'oggetto ultimo di conoscenza è Dio, e quindi chiaramente il dove si va è una bussola per il teologo. Ma adesso comincia a parlare di eretici ormai dell'era cristiana. Al verso 127, Sifes Abellio e Arrio, e quelli stolti che furono come spade alle scritture in render torti i dritti volti. Cioè, Sabellio e Arrio sono, diciamo, i due caposcuola di due eresie molto importanti dei primi secoli del cristianesimo e che non sembrano come niente in questo testo messi qui a caso, perché Sabellio negava la dottrina, e cioè il dogma della Trinità, ed era stato condannato dal Concilio di Alessandria nel 261, e Arrio, il padre dell'arianesimo, negava la doppia natura di Cristo, che era stato appunto condannato nel Concilio di Nicea nel 325. Sono appunto i due grandi misteri del dogma che sono stati celebrati dal canto di queste anime quando danzavano. E quindi, se in quel momento non avevamo notato che queste anime, che sono spiriti saggi, quello che cantano nel paradiso è quello che non si può conoscere nel mondo, chiaramente ora ce l'abbiamo molto in chiaro. Cioè sono anime che sono state premiate per la bontà al servizio della quale hanno messo la propria saggezza, ma che umilmente non hanno cercato di conoscere il mistero, l'hanno accettato per fede come tale e ora la celebrano, questa, diciamo, questa verità nascosta agli umani, la cantano perché ne godono vedendola direttamente, che sono appunto questi due grandi misteri, la Trinità e l'incarnazione, l'incomprensibile in vita attraverso la ragione umana e che non a caso saranno l'oggetto ultimo della conoscenza del viaggio di Dante. Le ultime terzine dell'ultimo canto descrivono appunto la Trinità e l'incarnazione.
E qui si dice appunto che Savelio e Arrio, quegli stolti, cioè gli altri eretici, che furono come spade curve alle sacre scritture perché resero torti come uno specchio che deforma i volti dritti che ci sono nelle scritture. E adesso al verso 130, così come prima aveva detto che il fatto di aver nutrito subito un dubbio da parte di Dante deve essere occasione di andare con i piedi di piombo, ora specifica questa prudenza che si deve avere nei confronti delle cose che sono difficili da conoscere, si specifica appunto a proposito del destino ultimo delle anime, che è quello che il Dante personaggio sta conoscendo per grazia divina e che è un altro topos importantissimo del libro, cioè il fatto che il destino eterno di salvezza o di dannazione degli umani è qualcosa che solo conosce Dio stesso. Nessuno dice adesso, conferma adesso, perché l'ha già detto più volte Dante attraverso le voci di altri personaggi, Tommaso conferma adesso che nessuno può giudicare attraverso il poco che si vede di una persona nel mondo dove andrà a finire. E come vedremo, lo dirà anche qui attraverso delle immagini molto visive, molto belle. Verso 130. Non si è leggenti ancora troppo sicuri a giudicare, siccome quei che stima le biadi in campo pria che sia mature, cioè che le genti non siano troppo sicure nel giudicare, così come coloro che, vedendo ancora le biadi in campo prima della maturazione, stanno già pensando a come sarà il pane, in un modo prematuro, imperfetto e rischioso. Chi ho veduto tutto il verno prima lo prun mostrarsi rigido e feroce, poscia portar la rosa in sulla cima. Bellissima questa immagine, veramente di quelle che valgono tutto il poema. Già che io ho visto, dice Tommaso, perché lui vede in Dio, che durante tutto l'inverno un albero si mostra secco e feroce, quindi con spine, e che dopo, si capisce in una primavera metaforica, sulla cima porta una rosa, che chiaramente significa la salvezza raggiunta attraverso un attimo di contrizione alla fine della vita, come abbiamo visto tante anime dell'antipurgatorio, di cui Dante si sorprende perché il mondo si aspettava di vederli dannati, come Manfredi, come Buonconte, che parlano dei propri orribili misfatti e di un pentimento intimo, sincero, che li ha salvati per una lagrimetta. E adesso da un esempio opposto a quello del salvato che sorprende tutti, che è questa volta dell'ambito della navigazione, al verso 136. E legno vidi già dritto e veloce correr lo mar per tutto suo cammino, perire al fine all'entrar della foce. Cioè, e vidi già una nave che corre dritta e veloce nel mare della sua esistenza, quindi senza ostacoli, senza gravi problemi di peccati, nel suo cammino, che perisce, muore prima di entrare al porto. E quindi che è un peccato, magari, di cui non ci si è pentiti, come abbiamo visto il caso di Brunetto Latini, per esempio, degno di stima e amore e ammirazione, che tuttavia è dannato, o il caso, anche se il viaggio in mare era stato più movimentato, quello di Guido da Montefeltro, che si era pentito, era diventato francescano, era andato in un convento, ma davanti alla tentazione, questa richiesta di Bonifacio VIII, era caduto in un peccato.
E poi al verso 139, non creda Don Aberto esser Martino. Don Aberto esser Martino è come dire nomi comunissimi per riferirsi alla gente in genere. Per vedere un furare, altro ferire, cioè per vedere che uno furare vuol dire rubare. Scusate. Scusate. Allora, per vedere uno che ruba e un altro che fa offerte, che dà elemosina, vederli dentro al consiglio divino. Non creda che in questi atti esteriori del furto o del dare carità, uno sta vedendo come vede l'occhio di Dio giudice nel consiglio divino, che quel può sorgere e quel può cadere, già che quello che rubava può sorgere, può salvarsi, e quell'altro che offriva può cadere nel peccato e quindi nella dannazione. Quindi vedete come questo canto è pieno di parole che uno inizialmente dice: vabbè, ma tutte queste parole per dire cose che si potevano dire in due o tre terzine. Ma sono tutti discorsi mirati a educare Dante verso l'umiltà, vero? Sia lo sforzo che richiede il fatto di immaginare per noi lettori come era lui in paradiso, e quindi questa distanza insalvabile tra la realtà del paradiso e la nostra ragione limitata, mortale, sia la limitatezza della, diciamo, la specificità della saggezza di Salomone, sia anche quest'ultimo discorso diretto a noi lettori sul rischio di superbia di giudicare mentre siamo vermi nati a formare l'angelica farfalla, come aveva detto Virgilio nel Purgatorio a proposito appunto dei superbi. Vedo che ci sono delle domande. Sì, Regina domanda: si può interpretare che fiori e spine siano il bene e il male? Sì, certo, l'albero che secco spinoso poi dà una rosa. È la stessa, cioè questa stessa immagine, diciamo, della spina legata al male e i fiori al bene. È quella che giustifica tutte le opposizioni che ci sono nel canto tredicesimo dell'Inferno, quando Dante descrive la selva degli suicidi, no? Che dice che non c'erano fronde verdi, ma spine, non rami schiette, ma tutti contorti, non uccelli, ma arpie, vero? E quindi si capisce, sì, che i fiori, che tra l'altro poi. Non a caso, a parte l'immagine tradizionale della rosa mistica, no? È il rapporto tra la rosa e Maria che diciamo che Dante eredita e sfrutta poi alla fine del paradiso. Non dimentichiamo che, vabbè, chi di voi non ha ancora letto tutto il libro, chiaramente non lo conosce, però vedremo che quando Dante si troverà nel vero paradiso, cioè nell'Empireo, lo vedrà come una rosa i cui petali sono appunto tutti salvati, seduti come in un anfiteatro, nel giallo centrale del quale saranno Dante e Beatrice. Però. Bene, allora rileggiamo il canto. Immagini chi bene intender cupe quel ch'io vidi e ritegna l'image, mentre ch'io dico come ferma rupe, 15 stelle che in diverse plagge lo cielo avvivan di tanto sereno che soperchia dell'aere ogni compagge. Immagini quel carro a cui il seno basta del nostro cielo e notte e giorno, se che al volgere del temo non vien meno. Immagini la bocca di quel corno, che si comincia in punta dello stelo a cui la prima rota va d'intorno,
aver fatto di sé due segni in cielo, qual fece la figliola di Minoi, allora che sentì di morte il geno. E l'un nell'altro aver li raggi suoi, e amendue girarsi per maniera che l'uno andasse al primo e l'altro al poi. E avrà quasi l'ombra della vera costellazione della doppia danza che circulava il punto dov'io era. Poiché intanto di là da nostra usanza, quanto di là dal mover della chiana, si muove il ciel che tutti gli altri avanza. Lì si cantò non Bacco, non Peana, ma tre persone in divina natura, e in una persona essa è l'umana. Compie il cantare il volger sua misura, e ad essersi a noi quei santi lumi, felicitando sé di cura in cura. Ruppe il silenzio nei concordi numi, poscia la luce in che mirabil vita del poverel di Dio narrata fumi, e disse, quando l'una paglia è trita, quando la sua semenza è già riposta, a batter l'altra, dolce amor mi invita. Tu credi che nel petto della costa si trasse per formar la bella guancia il cui palato a tutto il mondo costa? E in quel che forato dalla lancia e prime poscia tanto soddisfece che d'ogni colpa vince la bilancia, quantunque alla natura umana lecce aver di lume, tutto fosse infuso da quel valor che l'uno e l'altro fece. E però miri a ciò che io dissi suso, quando narrai che non ebbe il secondo, lo ben che nella quinta luce è chiuso. Ora apri gli occhi a quel che io ti rispondo e vedrai il tuo credere, il mio dire nel vero farsi come centro in tondo. Ciò che non muore è ciò che può morire, non è se non splendor di quell'idea che partorisce amando il nostro sire. Che quella viva luce che si mea dal suo lucente, che non si disuna da lui né dall'amor che allor si intrea, per sua bontate il suo raggiare aduna, quasi specchiato, in nove sussistenze, eternalmente rimanendosi una. Quindi discende all'ultime potenze, giù d'atto in atto, tanto divenendo che più non fa che brevi contingenze. E queste contingenze essere intendo le cose generate che produce con seme senza seme il ciel movendo. La cera di costoro e chi la duce non sta d'un modo, è però sotto il segno ideale poi più e mentre a luce. Ond'egli avvien che un medesimo legno, secondo specie, meglio e peggio frutta, e voi nascete con diverso ingegno. Se fosse appunto la cera dedutta e fosse il cielo in sua virtù suprema, la luce del suggel farebbe tutta, ma la natura la dà sempre scema, similemente operando all'artista che all'abito dell'arte a man che trema. Però se il caldo amor la chiara vista della prima virtù dispone e segna, tutta la perfezione qui vi s'acquista. Così fu fatta già la terra, degna di tutta l'animal perfezione, così fu fatta la Vergine pregna. Sicch'io commendo tua opinione che l'umana natura mai non fue, né fia qual fu in quelle due persone. Or se io non procedesse avanti più, dunque come costui fu senza pare, comincerebber le parole tue. Ma perché paia ben ciò che non pare? Pensa chi era e la cagion che il mosse quando fu detto chiedi a dimandare. Non ho parlato sì che tu non possa ben veder che il fu re, che chiese senno a ciò che re sufficiente fosse. Non per sapere il numero in che enno li motor di quassù, o se necesse con contingente mai necesse fenno, non si est dare primum motum esse, o se del mezzo cerchio far si puote triangol sì che un retto non avesse. Onde, se ciò che io disse questo note, regal prudenza quel veder impari in che lo stral di mia intenzion percuote. E se al surse, drizzi gli occhi chiari, vedrai aver solamente rispetto ai regi, che son molti e i buon son rari. Con questa distinzione prendi il mio detto, e così puote star con quel che credi del primo padre, del nostro diletto. E questo ti sia sempre piombo ai piedi, per
per farti mover lento come un lasso, e al sì e al no che tu non vedi, che quelli è tra gli stolti bene abbasso, che senza distinzione afferma e nega, nell'un così come nell'altro passo, perché l'incontra che più volte piega l'opinion corrente in falsa parte, e poi l'affetto l'intelletto lega. Vi è più che indarno, da riva si parte, perché non torna tal quale si muove, chi pesca per lo vero e non all'arte. E di ciò sono al mondo aperte prove, Parmenide, Melisso e Brisso e molti, i quali andarono, non sapean dove. Si fe Sabellio e Arrio quelli stolti che furono come spade alle scritture in render torti li diritti volti. Non si è le genti ancor troppo sicure a giudicare, siccome quei che stima le biadi in campo pria che sien mature. Chi ho veduto tutto il verno prima lo prun mostrarsi rigido e feroce, poscia portar la rosa in sulla cima. E legno vidi già dritto e veloce correr lo mar per tutto suo cammino, perire al fine all'intrar della foce. Non creda, donna Berta, ser Martino per vedere un furare, altro ferire, vederli dentro al consiglio divino, che quel può sorgere e quel può cadere. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima per leggere il canto 14.